Reso inagibile da un incendio a febbraio, il Museo Maga di Gallarate ora espone alcune opere negli spazi del Serrone della Villa Reale di Monza. E subito riprende il viaggio, opere dalle collezioni del Maga dopo l'incendio. Nella Villa Reale di Monza, la seconda tappa del percorso partito dalla Triennale di Milano per continuare l'attività del Museo d'Arte di Gallarate dopo l'incendio dello scorso 14 febbraio. Milano, Monza, Gallarate e la Regione allo stesso tavolo. In Lombardia la cultura sa fare sistema. Lo conferma la mostra che presenta al Serrone di Villa Reale 100 opere fra dipinti e sculture di grande valore di artisti italiani. Dal figurativo a cavallo delle due guerre, Achille Funi, Campigli, Sironi, al realismo Guttuso, Treccani. Dal movimento Arte Concreta, Munari, Dorfles, al gruppo Azimut, sulle orme di Fontana. Tele salvate dall'incendio esposte per la prima volta, insieme al nucleo della collezione privata Walter Fontana, incomodato al Maga. Sto parlando di Birolli, di Morlotti, di Campigli, di Casorati, Consagra, Minguzzi, Manzù e altre opere che vanno ancora di più a rendere importante, prestigiosa e significativa la nostra collezione. Spesi finora 450.000 euro, una parte del Maga verrà riaperta a fine anno. Quando le amministrazioni pubbliche si mettono insieme, fanno rete e mettono in testa l'interesse delle proprie collettività, i risultati si ottengono.